posizionare le braccia, le avambraccia, esistono numerosi esercizi. Uno di questi, il più semplice, consiste nel colpire tre volte, con tre tecniche diverse, l'avambraccio del compagno. Che parte andiamo a utilizzare? Chiaramente abbiamo diverse parti nell'avambraccio, c'è la parte morbida e muscolosa e poi c'è l'ude. L'ude è la parte ossuta al di sotto dell'articolazione. Non andiamo mai a impattare con l'articolazione per ovvie ragioni, non andiamo a danneggiare quindi noi stessi, neanche il nostro compagno di allenamento, ma andremo a utilizzare questa parte qui, ok? Quindi ude. Quando invece andiamo a fare un condizionamento dell'avambraccio stesso, tralasciando la parte ossuta, andiamo a colpire sulla parte più morbida. Adesso invece andremo a utilizzare questa. Quindi, ci mettiamo i scivolacci, uno davanti all'altro, la distanza corretta consiste il gesto nel fare 1, 2 e 3 e ripetere poi con l'altro braccio. Si inizia piano per poi aumentare. Molto importante serrare bene i pugni al fine di resistere meglio all'impatto. Se vi è piaciuto il video e vi piace il lavoro che facciamo con il karate, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e veniteci a trovare per uno dei nostri corsi su Torino o Settimo Torinese. Ciao, alla prossima!